Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qui su Half-Life 2, episodio 1. Come ho detto nel video precedente, metto la voce a parte e il video lo registro prima. Allora, ecco cosa ho fatto oggi. Ho testato Half-Life 2, episodio 1, quindi a me piace testare i giochi, quindi mi piace moltissimo. Se vi piacciono anche a voi, vi consiglio di seguirmi, quindi di iscriverti al canale e lasciare un bel like se ti piace, oppure se non ti piace lascia un dislike, tanto non mi offendo, non mi offendo. Allora, come potete vedere, in alto a sinistra abbiamo le CPU, cioè nel senso i core della CPU, a quanto stanno andando, la temperatura che va sui 63, 64, poi 62 gradi centigradi. Abbiamo la frequenza sui 4000, 4025, 4050 MHz delle 4 CPU, quella CPU 5, 6, 7, 8. Poi più in basso vedrete che la RAM sta aumentando, sta scendendo e tutto il resto, quindi che dire, non facciamo caso alla RAM, tanto questo gioco si prende pochissimo, quasi 3 GB oppure 4. Vabbè, dipende dai requisiti, da come stai giocando oppure dai dettagli alti. Allora, in basso invece abbiamo D3D9 che sarebbe direttamente la, cioè i fotogrammi al secondo che non proprio, non ne sono certo cosa significhi, ma ci provo, diciamo DirectX qualcosa oppure riguardo alla scheda video. Allora, gli FPS vanno sui 200, 80, 290, 300 fps massimo e poi sui 280 minimi. Quindi devo dire che con la 1660 Super è fenomenale. E che dire, è fenomenale, quindi ho fatto bene a comprarla e tanto mi basta quello che ci devo fare, non è che mi serve le nuove schede video di oggi, ad esempio una 3080, una 90, cioè che ci devo fare per adesso? Mi basta il setup che mi sono fatto. Se volete guardare il video precedente, non proprio il video precedente, ma nel canale c'è un video dove faccio vedere il mio setup da gaming, dove faccio vedere anche il mio unboxing, diciamo, di tutte le casse, dove apro le scatole e mostro i componenti. A voi. Allora, e basta, quindi poi più in alto abbiamo la scheda video, la temperatura della scheda video, vabbè. Visto che ho messo tutto, dettagli alti, risoluzione 1920x1080, ho esagerato un po', ma la temperatura è salita sui 57-58 gradi centigradi, e poi qui abbiamo anche le altre statistiche della percentuale. So che sto parlando troppo, quindi non voglio annoiarvi, ma se vi interessa iscrivetevi al canale lasciando un bel like e anche commentando dicendo che ne so, scrivendo basta, smettila, mi stai annoiando, che devo fare? Continua a scrivere. A me piace fare queste cose. Quindi io vi lascio al video. Quindi grazie tante per questa visione, grazie tanto per avermi seguito per 4 minuti e che ne so, ascoltando la mia voce sotto al video. E niente. Quindi, ciao a tutti!
transport elevator to the carriage. Be it, Gordon. Careful.